Muoversi fa bene alla salute per gli anziani. Per evitare l'inattività, se si sta seduti a lungo, ci si dovrebbe alzare spesso. Per le persone sedentarie, attivarsi anche poco è decisivo e apporta un beneficio diretto sul piano della salute. In linea di massima, le attività sportive praticate con una frequenza superiore a quella raccomandata portano benefici supplementari per la salute. Donne e uomini robusti in età pensionabile dovrebbero muoversi almeno 2 ore e mezzo a settimana, attività quotidiane o sport a intensità media. Oppure fare 1 ora e un quarto di sport o attività fisica a intensità elevata. Gli stessi benefici possono essere raggiunti combinando opportunamente attività fisiche a intensità media ed elevata. L'intensità media comprende ad esempio camminare a ritmo sostenuto, andare in bicicletta, spalare la neve o fare giardinaggio. L'intensità elevata comprende ad esempio tennis, bicicletta, nordic walking o esercizi cardiocircolatori con attrezzi. Chi è già attivo fisicamente con un ulteriore allenamento della forza, dell'equilibrio, dell'agilità e della resistenza può fare ancora di più per la propria salute e per la propria autonomia. Promuovere l'attività fisica nella terza età aiuta anche a prevenire gli infortuni. Le persone anziane dovrebbero muoversi il più possibile, anche se non sono più in grado di mettere in pratica le raccomandazioni di base. L'ideale sarebbe ripartire le attività motorie su più giorni della settimana. Le sessioni di movimento della durata di almeno 10 minuti ciascuna possono essere sommate a fine giornata. Le persone che seguono queste raccomandazioni di base traggono benefici significativi e di vario tipo sul piano della salute generale e della qualità della vita.